ho saputo di questa serata in onore di Gordon, mi sono organizzato subito una libertà provvisoria. Puh. Ci sarà da divertirsi, non è vero, Joker? Vorrei farti una domanda, Harley. C'è forse qualcuno che ha offerto più occasioni di intrattenimento alla polizia di Gotham del sottoscritto? Assolutamente nessuno. Quindi anch'io merito, anzi esigo il diritto di partecipare ai festeggiamenti del nostro caro commissario. È vero, bravo! Coraggio! Vita, schiavi della busta paga! Vi presento il re dei clown, l'imperatore dei saltimbanchi, l'impareggiabile trasformista, l'unico, l'inimitabile Joker! Ma chi è? Da che pianeta arriva? Veramente io ho origini irlandesi. Buona giornata, signor Francis. La prego, mi permetta di presentarle i miei collaboratori. Miss Queen. Molto lieta. E i signori... Oh, i loro nomi mi sfuggono al momento. Con le loro pinne e il loro sorriso, i pesci del Joker sono deliziosi e anche molto gustosi. Allora, mamma, non sai cosa servire per cena stasera alla famigliola? Cosa servo per cena stasera alla famigliola? Prova i miei famosissimi pesci Joker. Hanno il sorriso della bontà, possono ridere e soprattutto rendono tanto felici. Potrebbe calare il consumo del maiale. Gnam, gnam, gnam. Mangia. Mi scusi, signor Jay, ma vede, io avrei un piccolo problema con il pesce. Gnam, gnam, gnam. Ebbene sì, amici, questo è il pesce Joker. Saporito, appetito. Sì, signori, al minimo accenno di risata, il generatore della sedia, come per incanto, incomincia a muoversi al voltaggio massimo. Harley? Ma per darvi una dimostrazione di maggiore effetto, stiamo inondando lo studio con il mio potente gas esilarante brevettato. Questo sempliciotto riderà per qualsiasi cosa ormai, anche per l'elenco del telefono. 555-8976. Ancora con questo pesce? Io odio il pesce. Mi scusi, senza offesa, signor Jay. Povera piccola Harley, questa mascherata è stata un po' troppo per i tuoi nervi, non è vero? Su con la vita, potrai diventare la mia adorabile sirenetta. Lei è davvero molto perfido, lo sa, capo? Altra cosa, Marvy. Risparmiati le domande stupide. No! 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 Il mio povero, povero buffoncino. Andiamo, non era altro che un demente psicotico irrecuperabile. Già, penso che sentirò la sua mancanza. Come?